Buonasera a tutti e benvenuti a Liberi TV. Questa sera i nostri ospiti sono Massimo Filippi e Filippo Trasatti. Massimo Filippi è un neuroscienziato e si occupa, tra le altre cose, degli aspetti filosofici e politici della questione animale. Ha pubblicato diverse opere, tra cui ricordiamo I confini dell'umano, I margini dei diritti animali e Natura infranta. Filippo Trasatti è un docente di filosofia e storia e si occupa di pedagogia libertaria e questioni animale. Ha pubblicato, tra gli altri lavori, Lessico minimo di pedagogia libertaria e contro natura. Grazie a entrambi per aver accettato questo invito. E questa sera siamo qui per discutere di un libro che è appena uscito per le edizioni Eleutera, che si intitola Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del dominio, i cui autori sono appunto Massimo Filippi e Filippo Trasatti. Allora, cominciamo magari da te, Massimo. Ci puoi spiegare brevemente qual è l'intento e la struttura di questo lavoro? Beh, innanzitutto grazie a te, buonasera a tutti. Il libro si prefigge di essere volutamente un libro non sistematico, un libro che cerca di attraversare differenti territori e di assumere il compito principale dell'antispecismo, che noi pensiamo sia quello di abbattere le barriere. Quindi è un libro che parte da una totale assenza di diciamo così, di impegno accademico disciplinare per utilizzare la filosofia, la letteratura, la scienza, l'arte per costruire un discorso intorno all'antispecismo che diciamo così, riassuma l'intento principale del libro, che è quello di muoversi da un antispecismo dell'identità, da un antispecismo identitaristico che cerca di estendere i diritti dell'uomo agli animali a lui simili, quindi mantenendo un antropocentrismo di fondo, l'uomo come unità di misura, ad un antispecismo della differenza, dove a quella barriera ontologica assoluta, insuperabile tra il cosiddetto uomo con la U maiuscola e il cosiddetto animale con la A maiuscola, si oppongono una serie di differenze che vengono moltiplicate nei due campi, appunto al fine di superare questa barriera. Il libro poi si articola, parte e si chiude discutendo di due dipinti di Lotto. Ovviamente adesso non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, dove però incontriamo un gatto molto particolare, un gatto che istituisce una situazione di evento, quindi un vero e proprio incontro, che poi inseguiamo all'interno del libro, che si struttura in quattro capitoli, nei quali attraversiamo quello che chiamiamo l'inferno animale per cercare di costruire le fondamenta dell'architettura del dominio, costruite appunto sul sangue e sul sudore dell'altro escluso, per ricostruire appunto un concetto di antispecismo nel terzo capitolo, che è quello che ho brevissimamente riassunto prima, e per sfociare nel quarto capitolo, che è appunto un tentativo di superare il concetto stesso di specie e di identità. Quindi il libro sicuramente è un libro diverso dai libri classici dell'animalismo, perché non è un libro innanzitutto che si concentra esclusivamente sulla filosofia, è un libro che non parla solamente dell'orrore a cui gli animali sono sottoposti, ma anche diciamo così, ne insegue i loro desideri di liberazione. E se vogliamo riassumere con uno slogan, diciamo così, la struttura e l'intento principale del libro, quello che cerchiamo di fare, credo, è quello di dialogare con gli animali, di scrivere un libro con gli animali, non un libro sugli animali o per gli animali, come spesso abbiamo visto accadere negli ultimi anni. Quindi direi, e ovviamente in questo caso entrano prepotentemente quelle che noi chiamiamo le figure, cioè dei veri e propri incontri con animali presi dalla letteratura, dall'arte o anche dalla realtà, con i quali appunto dialoghiamo e cerchiamo di approfondire, chiarire, attraversare ulteriormente gli snodi teorici che sono trattati nei capitoli classici principali del libro. Ho capito. Sì, infatti, una delle cose che nel libro è questo ricorrere spesso di figure di animali, diciamo di individualità animali, che siano animali reali presi da episodi di cronaca o dalla storia, o animali appunto presi dall'arte o dalla letteratura. Per esempio, appunto, voi dedicate un paragrafo alla storia di Laika, la cagnetta che insomma,
la cui storia tutti conosciamo, che venne lanciato nello spazio, e il libro stesso si apre con la descrizione di questo gatto all'interno di questo dipinto di Francesco Lotto. E Filippo, quindi questo, questa presenza ricorrente di animali reali, concreti, ha un po' lo scopo di in qualche modo restituire concretezza alla, all'individualità animale? Qual è, diciamo, l'intento? Innanzitutto grazie a tutti e a tutte. Ma direi che al principio di questa scelta di attraversare, diciamo, far attraversare il libro da figure, animali, c'è prima di tutto il nostro incontro, gli incontri che nella nostra vita abbiamo fatto con le letture, attraverso le letture, attraverso i quadri che abbiamo visto, con delle figure di animali che in qualche modo nel corso del tempo hanno cambiato la nostra percezione, senza saperlo magari, hanno cambiato la nostra percezione della questione animale. E quindi abbiamo deciso di dare uno spessore a questa dimensione, diciamo così, verticale delle figure animali che attraversano tutto il testo e che per motivi puramente editoriali si trovano alla fine del capitolo, ma che in realtà un lettore attento si renderà conto che sono degli incontri a ogni riga, a ogni giro di pagina, con appunto degli animali che da mondi, da condizioni totalmente diverse, ci permettono di affrontare la questione animale con altri occhi, da prospettive completamente diverse. Quindi non vanno letti tanto come storie, come apologhi, come tentativi di corroborare, diciamo così, dal punto di vista teorico. A volte lo fanno, ma non è quello lo scopo principale. Mi sembra che lo scopo principale anche per il lettore sia quello davvero di aprire gli occhi per vedere il mondo animale, la questione dei rapporti fra gli uomini e gli altri animali da una prospettiva totalmente diversa. E quindi la storia di Laika ci permette di andare nello spazio per guardare il mondo dall'esterno, per vedere che cosa abbiamo fatto al mondo, il fatto che l'abbiamo trasformato in un immenso laboratorio, diciamo noi, o l'incontro con Bobby di Levinas in un campo di concentramento, ci permette di vedere come le barriere materiali a volte si trasformano a livello simbolico anche in barriere, nel caso del diritto, come barriere che permettono di escludere sempre qualcuno dai diritti, dai privilegi che l'umano si è tradizionalmente arroccato. Insomma. Quindi vanno lette proprio, io direi, come un incentivo per il lettore, come lo sono state per noi, a potenziare lo sguardo e a farsi attraversare dallo sguardo e dalle sensazioni degli altri animali. E questo gli scrittori, quando sono grandi scrittori, e gli artisti, quando sono grandi artisti, sanno farlo molto di meglio, i filosofi. Senti Massimo, a un certo punto del libro, nel capitolo credo sulle architetture del dominio, si analizza un parallelismo tra la condizione della gabbia in cui è richiuso l'animale, che sia la gabbia dell'allevamento intensivo o del laboratorio di vivisezione o del circo, e la condizione carceraria. Ora, al di là del fatto che ovviamente queste due situazioni, come dire, fanno venire in mente delle ovvie ed evidenti analogie, ma al di là di queste evidenti e magari superficiali analogie, quali legami strutturali vi sono tra queste due istituzioni, potremmo dire? Ma credo che hai centrato uno degli snodi del libro scegliendo questo capitolo, e quindi prima di rispondere direttamente alla tua domanda volevo fare una piccola precisazione che credo che sia utile, visto quello che si legge in rete, quello che generalmente si sente raccontare nell'ambito dell'animalismo più classico, diciamo così. Il problema di questo confronto gabbia-carcere è parte di una serie di confronti che il libro istituisce tra varie situazioni di dominio e di oppressione dell'umano e dell'animale, con il compito principale di andare ad analizzare le somiglianze e le differenze di questi meccanismi di oppressione. Detto altrimenti, il nostro scopo è lo scopo della liberazione animale, quindi anche dell'uomo, perché per quello che ne sappiamo noi anche l'uomo è un animale, così ci riteniamo darwiniani, quindi, o post-darwiniani, quindi
per noi questo è un dato di fatto. Quindi il problema non è tanto quello scolastico di certe discussioni che separano completamente la condizione animale da quella umana o di completamente l'una sull'altra, ma è quella di neppure di stabilire chi viene prima e chi viene dopo, ontologicamente e cronologicamente, ma appunto quello di analizzarle in maniera teorica per aprire delle vie di fuga dalla condizione di oppressione e di dominio che sono sia dell'uomo che dell'animale. Quindi i confronti che vengono fatti, come avrei visto nel libro, sono tanti, cioè non è solo la situazione carceraria e la gabbia, ma ad esempio si parla anche di olocausto, e l'approccio non è quello né di dismettere rapidamente questo tipo di confronto, né quello di dire che l'una cosa è assolutamente identica all'altra, ma appunto quella di andare a analizzare dove stanno le somiglianze e dove stanno le differenze, nell'ottica appunto di non pensare che prima è iniziato un certo tipo di sfruttamento che poi è stato replicato come modello nell'altra situazione. Ad esempio, probabilmente i sacrifici sono iniziati come sacrifici umani, come diciamo nel libro, e poi si sono trasferiti nell'ambito del sacrificio animale. Pensiamo allo sviluppo del potere pastorale, che inizia chiaramente nell'animale per passare nell'uomo, per tornare nell'animale con la carne felice. Pensiamo l'esempio opposto, Henry Ford, che disegna la catena di montaggio taylorista copiandola dalla catena di smontaggio degli allevamenti intensivi. Quindi il sistema è molto più complesso, è un sistema critico di analisi di ciò che accumula, di ciò che differenzia i vari tipi di dominio e di sfruttamento. In questo rientra sicuramente anche il confronto tra le varie forme di gabbie. Credo che ciò che caratterizza questi due aspetti sono innanzitutto quello a cui accennava prima Filippo, cioè la gabbia, così come il carcere, opera un sistema complesso di inclusione e di esclusione, cioè il fuorilegge, che appunto è escluso dalla legge, rientra nella legge nel momento in cui viene rinchiuso nel carcere. L'animale, che è tipicamente escluso dalla nostra società, viene ricatturato all'interno della nostra società con la gabbia. E questo complesso sistema di inclusione e di esclusione che andiamo a rintracciare in vari dispositivi di dominio e di oppressione è, nel caso della gabbia e del carcere, giocato tutto sul disaccoppiamento tra il vedere e l'essere visti, cioè in entrambe le situazioni c'è un soggetto che è continuamente sottoposto allo sguardo di un osservatore e un osservatore nascosto che continua a monitorare questo soggetto, no? Ovviamente nella situazione animale, tipicamente dell'allevamento intensivo, il disaccoppiamento è totale, ma il fatto che il disaccoppiamento può essere anche parziale, come in altre situazioni di sfruttamento animale, come ad esempio succede anche nell'ambito umano. Noi siamo perennemente sottoposti ad uno sguardo che ci sorveglia, anche gli ultimi episodi, persino Angela Merkel è sottoposta a uno sguardo che la continua ad osservare. E questo disaccoppiamento da vedere l'essere visto, poiché il modo in cui guardo l'altro mi determina il comportamento, si traduce in una modifica del comportamento, nel caso dell'animale, nel caso del carcerato, in un vero e proprio falso movimento che lo blocca in una postura fissa e perfettamente controllabile, che è quella che poi Foucault chiamava la produzione di corpi docili, no? Quindi è un sistema di osservazione che ti fa comportare in un certo modo anche quando non sei osservato, perché non sai mai quando sei osservato e quando non sei. E questo è quello che noi chiamiamo pornografia animale, cioè da un lato uno sguardo concupiscente che non smette mai di osservare un corpo, e dall'altra parte appunto un corpo perennemente esposto a questo sguardo. E se voi ci pensate, questa trasformazione della singola individualità in un corpo, in una nuda vita perennemente sottoposta all'osservazione, bloccata in una postura fissa o in una serie di posture fisse, è il primo passo che spesso passa inosservato, ma che instaura la possibilità di sottoporre l'animale o ciò che all'animale viene equiparato o quanti all'animale vengono equiparati a tutte le violenze successive, quindi che la reclusione comporta. Ma il primo momento, quello che instaura poi la possibilità dell'oppressione e del dominio, è proprio questa di avere un corpo completamente sottoposto alla presa dello sguardo di un osservatore.
Filippo, nel libro prendete posizione piuttosto critica su quello che è chiamato di solito il primo antispecismo, cioè quello di Singer e Reagan, per intenderci, e ne indicate come problematiche alcune caratteristiche in particolare, cioè la storicità, il criptospecismo e l'identitarismo. Ecco, secondo te quale di queste caratteristiche in particolare è la più, a tuo avviso, insomma, la più controproducente o la più pericolosa ai fini di un movimento antispecista che sia efficace, diciamo, nel portare alla liberazione animale? Direi che è un po' difficile rispondere a questa domanda, perché lo sono tutte e tre in modo diverso, e poi se si guarda bene al fondo non sono poi così scollegate come sembra. Cioè, mi sembra che la questione dell'identitarismo, la questione della così astoricità, ci rimandino sempre a una sorta di metafisica, di concezione metafisica delle categorie dell'uomo e dell'animale, intese come qualcosa di eterno, insuperabile, che nascondono quindi la costruzione antropocentrica che le ha prodotte, e allo stesso tempo ribadiscono il confine, la barriera tra le specie. Cioè, mi sembra che le tre cose che abbiamo indicato criticamente per quello che riguarda il primo antispecismo siano tre aspetti di un unico problema più grande, che è quello appunto della barriera eretta tra l'uomo con la U maiuscola e l'animale con la A maiuscola, che in qualche modo si conserva, anche se, come succede a volte nel primo antispecismo, l'operazione che viene fatta è quella, mantenendo l'umano così com'è, di portare progressivamente nella sfera dell'umano alcuni altri animali, e quindi, diciamo, in questo senso ribadendo l'identità umana come se fosse qualcosa di immodificabile, e operando una sorta di ripartizione nel campo del grande animale con la A maiuscola, dividendo fra quelli che possono stare di più vicini a noi e quelli che possono stare più lontani da noi. Nel libro parliamo di questo, usiamo questa immagine dell'inferno dantesco, del grande cono rovesciato, e diciamo che però questo cono con questi gironi permette e ha permesso, continua a permettere dal punto di vista storico e culturale, tutta una spostamenti delle diverse specie animali in posizione diversa a seconda che si consideri una certa cultura, un certo momento della storia, così che i cani, che per noi sono una parte della famiglia, sono per altre culture invece dei reietti, eccetera eccetera. Insomma, mi sembra che al fondo, come diceva Massimo all'inizio, il problema fondamentale sia quello di superare effettivamente una concezione rigida, metafisica, storica, anche della questione animale stessa, che va considerata un prodotto di questa separazione, che nella liberazione animale non si può più. Non so se è chiaro questo punto, insomma. La questione animale è una fotografia dell'oppressione, dello sfruttamento, dell'orrore del mondo animale, che è dovuto appunto a millenni di storia, all'antropocentrismo, tutto quello che sappiamo, ma è qualcosa che appunto in quanto tale va superato, proprio perché l'umano e l'animale sono tali, proprio perché si è costruita questa barriera di specie. Quindi nel momento in cui veramente si vuole andare verso una dimensione della liberazione, questa barriera, e quindi l'identità dell'umano e dell'animale, non esistono più in quanto tale. E poi c'è un altro aspetto, che a proposito dell'identitarismo, che viene abbastanza bene illustrato in alcune figure, penso alle blatte o penso agli animali kafkiani, è proprio questo fatto che quando si fa un incontro reale con un altro animale, se non si vuole, diciamo così, mantenere i propri confini, le proprie gabbie, i propri recinti, si va in un divenire comune, non si trasforma l'altro animale in qualcosa di simile a noi, ma ci si trasforma insieme in un divenire comune, quindi l'aspetto dell'identità. E oltretutto va rimarcato il fatto che l'identitarismo è una malattia che ha prodotto non soltanto nel campo della questione animale, continua a produrre
un insieme di conseguenze che dire negative di poco, insomma, no? A livello di razzismo, insomma, vediamo quello che ci sta succedendo intorno, insomma, sono tutti in qualche modo dei prodotti di una concezione identitaria forte che anche nel caso degli animali non può che essere, almeno dal nostro punto di vista, superata. Certo. Tornando a Massimo, un'altra caratteristica, un'altra parte molto interessante del libro è questa analisi che voi fate della ribellione degli animali al dominio a cui sono sottoposti. Voi riportate alcuni episodi più o meno noti al grande pubblico, episodi di rivolta animale, e addirittura descrivete i risultati di un esperimento sull'altruismo, esperimento effettuato sulle scimmie, da cui si dedurrebbe che addirittura gli animali sarebbero capaci di una qualche forma di rivolta organizzata. Mi sembra che parlate quasi di disobbedienza civile. Ecco, e sostenete che la nostra percezione, la nostra interpretazione di questi episodi è cambiata nel tempo, almeno mi sembra di aver capito così. Ecco, puoi spiegare in che modo, cioè perché... Come, sì, certo. E perché è cambiato? Sì, sì. Beh, innanzitutto noi parliamo esplicitamente di disobbedienza civile, cioè ricordiamolo precisamente quell'episodio a cui alludevi. Sono una serie di esperimenti in cui delle scimmie vedevano delle loro conspecifiche che subivano una scossa di corrente elettrica nel momento in cui loro schiacciavano una leva per alimentarsi. E circa il 75% di questi macachi coinvolti in questo esperimento tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso hanno scelto di digiunare, alcuni anche fino a 12 giorni consecutivi, pur di non vedere i propri conspecifici sottoposti alla scarica elettrica. Quindi sicuramente questo è un chiaro, è un digiuno, un classico disobbedienza civile tramite il digiuno, non saprei come chiamarlo diversamente. Poi gli episodi ricordati sono tanti, sono alcuni veri, sono presi, voglio dire, basta aprire una pagina di un giornale, basta andare sul web, ci sono infinite storie di altruismo animale e di rivolta degli animali all'oppressione umana, no? dai tori che incorrono i torieri, i macachi che mordono gli sperimentatori, i maiali che scappano dai camion della morte verso il macello, eccetera. E sicuramente un segno del cambiamento dei tempi che ricordavi tu è anche il fatto che si stanno moltiplicando i romanzi che raccontano storie di animali che si ribellano all'oppressione umana. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? È cambiata la nostra, diciamo così, è cambiato, c'è stato un passaggio tra il primo e il secondo antispecismo, che è quello che ricordava Filippo, cioè l'animale non è più comunque un oggetto passivo, eventualmente anche da liberare nelle mani dell'uomo, ma è diventato appunto un divenire comune, un'altra carne macellabile, altrettanto macellabile quanto la nostra, con la quale entriamo in contatto e con la quale possiamo solidarizzare. Quindi credo che la mancata percezione della ribellione animale, molto anche, sicuramente nello specismo, ma anche molto cosiddetto animalismo, è confondere il fatto che la ribellione sia molto frequentemente, direi quasi sempre, votata all'insuccesso, con il fatto che la ribellione non esista. Cioè il fatto che la ribellione va male è il segno che la nostra oppressione su di loro ha raggiunto livelli diciamo così, inqualificabili, non è il segno che la ribellione non ci sia stata. E quindi sicuramente credo che questo sia stato il passaggio principale, cioè un passaggio appunto che dall'identitarismo di cui parlavamo prima, alla differenza che diciamo così, riporta l'animale a soggetto che partecipa alla propria liberazione, quindi il quale non deve essere liberato passivamente da un uomo superiore, puro, che ha raggiunto con l'ascesi vegana una superiorità rispetto al resto del mondo, ma è un soggetto sofferente al quale altri soggetti sofferenti portano un atto di solidarietà. E questo lo si vede chiaramente nella modifica, ad esempio, delle operazioni di liberazione. No? Sempre più spesso si assiste alle cosiddette open rescue, cioè a eventi di liberazione in cui i soggetti liberanti si autodenunciano a volto scoperto, entrano nel luogo dell'oppressione e liberano degli altri soggetti. E diciamo si portano la loro solidarietà ad altri soggetti.
Quindi questo è ad esempio anche un cambiamento d'azione all'interno del movimento animalista. Se poi la ribellione animale possa diventare organizzata, sicuramente nella storia ci sono episodi di ribellione animale organizzata, ma che la ribellione animale si stia organizzando io credo sia mostrato chiaramente dal fatto che sempre più persone, quando si siedono a tavola, rompono quel patto comune di cancellazione dell'animale nel referente assente, no? Se, diciamo così, la possibilità di perpetuare, come diceva Carol Adams, una cultura votata all'oppressione dell'altro anche nel momento in cui si siede a tavola, e nella possibilità appunto di nascondere nel referente assente chi sta realmente sul piatto, il fatto che sempre più persone si accorgono di che cosa si trova davanti a loro nel momento in cui si siedono a tavola, forse è un segno che la ribellione si sta organizzando. Certo. Senti Filippo, faccio una domanda che in parte si riallaccia a quanto dicevi prima con la domanda precedente. E si sente spesso parlare da parte, diciamo, di alcune correnti dell'antispecismo, dell'animalismo contemporaneo, di una necessità di ritornare all'animalità. Questo concetto di ritorno all'animalità lo vedo come un po' problematico, nel senso che ha degli aspetti che forse hanno a che fare con un riaffermare una barriera di specie che non dovrebbe esserci. Cioè, ecco, qual è la tua opinione su questo, il tuo punto di vista? Sì, direi che hai colto il punto, cioè mi sembra che così un ritorno all'animalità, se vogliamo fare un esempio storico, insomma, ci sono stati in periodi dei personaggi non troppo simpatici che hanno proposto un ritorno all'animalità, che è una animalità intesa come una sorta di un ritorno a una natura fantasticata e costruita dall'uomo, in cui per esempio il forte vince sul debole. È quello il ritorno all'animalità che vogliamo? A quale animalità vogliamo ritornare? Come se ce ne fosse una sola. Bisogna stare molto attenti, perché dietro a questa invocazione, diciamo, di un ritorno all'animalità o di un ritorno alla natura, a volte, eccetera, c'è da una parte, magari anche in buona fede, una concezione di natura non pensata, non analizzata fino in fondo, no? In fondo anche la natura è una nostra proiezione, o quel modo di intendere la natura è una nostra proiezione, e quindi quando si parla di un ritorno alla natura si parla di un ritorno alla natura che è già stata categorizzata a partire dalla separazione fra la civiltà e la natura. Quindi tornare all'animalità in questo senso vorrebbe dire basarsi su una concezione della natura che è un prodotto storico dell'uomo, della cultura umana, e quindi scegliere all'interno di quella lunga storia dell'animalità e della naturalità quale posizione l'uomo vorrebbe occupare, probabilmente la posizione del più forte. Non so, certo. Se io. Sì, è chiarissima la risposta. E siamo quasi verso la fine, volevo fare l'ultima domanda a Massimo. E sempre nel libro, nella parte, diciamo, in cui parlate così della genesi dello specismo, ammesso che si possa parlare della genesi, insomma, nel senso di fissare un momento, però diciamo che secondo la vostra analisi lo sviluppo prima dell'umanesimo, poi della rivoluzione scientista e infine del capitalismo hanno, diciamo, provocato un aumento esponenziale nella quantità e nell'intensità del dolore, della sofferenza, dell'orrore arrecato agli altri animali. C'è però chi magari obietta che lo sfruttamento animale è presente da sempre nelle società umane, in tutte le culture, in tutte le società. Addirittura c'è chi afferma anche che già nel Paleolitico si possono rintracciare, per esempio nella caccia, diciamo, modalità di reificazione dell'animale. Ecco, che cosa vi sentite di rispondere a questa obiezione? Ma che è un'obiezione che tradisce una visione limitata e astorica, per riprendere la critica al primo antispecismo.
Io insomma credo che l'antropologia ci abbia mostrato che esistono società in cui lo sfruttamento animale o non esisteva o non aveva le caratteristiche che ha oggi, cioè anche la questione animale, come ricordava prima Filippo, ha una sua storia, è un evento che si costruisce nella storia. E credo che quelli che parlano di che in tutte le società, in tutti i tempi, sia sempre stato presente lo sfruttamento animale, così come oggi, hanno in mente dei tempi molto limitati, che sono gli ultimi 10.000 anni della nostra storia, e uno spazio molto limitato che è più o meno quello che è successo sulle due coste dell'Atlantico. La situazione è molto più complessa. Insomma, mi viene in mente un esempio che fa Pierre Clastra quando parla dell'invasione dei conquistadores spagnoli in Sud America, cioè scoprono, diciamo così, definiscono come società politiche le società delle cosiddette grandi civiltà del centro del Sud America, come gli Inca o i Maya, nei quali riconoscono un sistema di potere molto simile al potere europeo. Esistono però miriadi di altre società che non entrano neppure nella loro osservazione, che vengono definite società primitive, prive di politica, non strutturate, perché avevano un sistema di potere non coercitivo come quello della civiltà occidentale. Quindi qua rischiamo di leggere con delle lenti molto particolari, di vedere solamente un pezzettino della storia dell'uomo che inizia molto prima del Paleolitico e un pezzettino di geografia. Quindi credo che parte di questa confusione sia dettata dal non aver compreso la differenza tra violenza e dominio, che nel libro cerchiamo di chiarire in più punti. Ovviamente esistono varie forme di violenza, una è la violenza estemporanea, quindi diciamo così, probabilmente nelle società paleolitiche esistevano, anzi non probabilmente, certamente non era esclusa la violenza sull'animale, ma questo non si strutturava in un sistema di dominio, che è un sistema che prevede la presa completa sulla vita animale dal momento del suo concepimento al momento della sua fine, con un monitoraggio e un controllo strettissimo su tutti i parametri biologici della vita animale. Quindi, un conto è la violenza estemporanea e occasionale, un conto è un sistema di dominio istituzionalizzato, che proprio perché è istituzionalizzato diventa quella follia della normalità, quella situazione di invisibilità che lo nasconde agli occhi di più. E ovviamente noi cerchiamo di ricostruire una storia di questa della costruzione di questa barriera invalicabile tra l'uomo e l'animale. Uno dei passaggi sicuramente del Paleolitico e del Neolitico, gli altri sono quelli che hai ricordato tu, l'umanesimo, la rivoluzione tecnoscientifica e l'incedere e il definitivo preso di possesso della scena globale da parte del capitalismo. Ma per fare quindi detto questo, ovviamente quindi l'uomo non è una invariante fisica dell'universo che resta sempre uguale, è così l'animale e così il rapporto tra i due. Detto questo, certamente esiste una sorta di, almeno in quelle aree, in quei tempi che abbiamo indicato, di definizione dell'uomo come differenza dall'animale. Anche questa differenza però ha subito delle modificazioni storiche. Voglio dire, certamente il momento in cui ci troviamo non sarebbe, ad esempio, il tipo di sfruttamento intensivo, diffuso e quantitativo e orribilmente, diciamo così, dai numeri da contabilità dell'orrore che abbiamo raggiunto, non sarebbe stato possibile senza lo sviluppo del frigorifero e dei sistemi di trasporto. Voglio dire, la carne è, tra virgolette, materiale deperibile, quindi sicuramente non sarebbe pensabile una diffusione dell'onnivorismo carnivoro così come è oggi senza una rivoluzione scientifica che ha reso disponibile dei mezzi di trasporto che rapidamente appunto trasferiscono ad esempio i bovini dalle praterie americane alle Union Stockyards di Chicago e da lì il prodotto, tra virgolette, il prodotto finito nei mercati di tutto il mondo. Appunto, se non ci fosse un sistema di trasporto di un certo tipo e se non ci fosse stato il frigorifero che permetteva che questi prodotti non deperissero immediatamente. Quindi sicuramente è una storia di sfruttamento che si è modificata anche
nel corso del tempo, seguito di quelle rivoluzioni che tu stessa ricordavi. Perfetto, chiarissimo. E noi abbiamo praticamente concluso, abbiamo un minuto, non so se Filippo vuoi aggiungere qualcosa a quest'ultima domanda. Mi veniva in mente su questa cosa che chi fa questa obiezione a volte in modo interessato sta dicendo che ciò che è sempre stato, a parte il fatto che appunto abbiamo chiarito prima che tutto si evolve storicamente, quindi non è possibile parlare in modo storico, temporale, eccetera, ma chi fa questa obiezione, ma alcuni forse hanno la nostalgia del tempo perduto in cui la violenza poteva essere legittimamente praticata, come quelli che vanno su, diciamo, a cacciare per sentirsi più buoni, per un ritorno all'umanità, per rimmergersi in quella natura. Ma a parte questo, l'obiezione ricade in quel modello per cui ciò che è stato dovrebbe continuare a essere. Chi l'ha detto? Per millenni le donne nella società patriarcale sono state schiavizzate, sottomesse all'uomo, e perché questo è accaduto per millenni, questo che ci dà una giustificazione per continuare a farlo, mi sembra. Certo. Benissimo, noi abbiamo concluso e io vi ringrazio tantissimo e ci rivedremo prossimamente. Buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata. Ciao.